È già stato esposto dai miei colleghi del Movimento 5 Stelle quella che è una nostra visione molto critica dell'Europa. Quello che vorrei prendere in considerazione io è la visione dell'uomo della strada. Che cosa risponderebbe un uomo della strada a cui venisse chiesto a cosa serve essere nell'Unione Europea? Probabilmente non saprebbe cosa risponderci, oppure ci risponderebbe che ci sono problemi più urgenti e essenziali a cui pensare, a un'Italia e una Lombardia che perdono migliaia di posti di lavoro, dove aumentano quotidianamente i poveri e i disperati, dove le famiglie faticano a tirare la fine del mese, da cui gli imprenditori scappano verso la Svizzera se appena possono e dove si perdono i ragazzi più colti e intelligenti, le nostre eccellenze, che migrano ovunque nel mondo per trovare un posto di lavoro degno di questo nome, perché noi non siamo in grado di darglielo. E l'Europa in tutto questo dov'è? La ritroviamo quando trova nei nostri politici dei complici per il patto di stabilità interno che vincola la nostra possibilità di spesa, bloccando così quel naturale meccanismo di riequilibrio che consente al settore pubblico di intervenire in soccorso al privato. In periodi di contrazione come questo, in cui le imprese falliscono e i cittadini perdono il lavoro e i consumi calano. Ignorando l'insegnamento di Keynes, la spesa di qualcuno è il reddito di qualcun altro, il patto di stabilità sta facendo ammalare il nostro paese di anoressia economica. Ma noi non ci muoviamo. La ritroviamo nelle pesanti sanzioni che ci vengono comminate, che pur essendo causate da una politica superficiale e disattenta, vengono scontate come al solito dai cittadini. La ritroviamo persino nell'ultimo rapporto del Tesoro americano che dice che la Germania crea deflazione e non viene in aiuto delle economie del sud dell'Europa e non serviva che ce lo dicessero gli americani, ce l'ha detto persino il consigliere Romeo oggi in aula. L'Europa che vorremmo trovare è un'Europa solidale, autenticamente comunitaria, non una grande banca che ci governa, dove siano i parlamentari europei e quelli nazionali eletti almeno speriamo in futuro democraticamente direttamente dai cittadini a decidere e non le lobby e i banchieri. Cercare di trovare un'Europa madre e non matrigna significa anche allinearsi ai suoi esempi virtuosi. E allora ci domandiamo perché non si è voluto dare un segnale coraggioso da regione forte quale siamo, eccellente come continuiamo a sentir sottolineato, per lanciare la proposta a tutta la nazione di un reddito minimo di cittadinanza, allineandoci finalmente con gli altri paesi europei, visto che solo l'Italia e la Grecia, persino l'Ungheria l'ha fatto nel 2009, non hanno ancora seguito una raccomandazione, la 441 della CE, che fin dal 1992, quindi insomma sono passati 20 anni, recitava così: il Parlamento europeo, nella sua risoluzione concernente la lotta contro la povertà nella comunità europea, ha auspicato l'introduzione in tutti gli Stati membri di un reddito minimo garantito, inteso quale fattore di inserimento nella società dei cittadini più poveri. Consigliere. Non concordiamo quindi con quanto scritto nella risoluzione a proposito degli interventi per la povertà e l'esclusione sociale, ritenendoli soltanto dei palliativi. Dobbiamo segnalare che, a differenza di altri nostri colleghi che si sono detti entusiasti del fatto che siano state accolte le loro proposte, a noi invece questa proposta in commissione non è stata proprio considerata, quindi devo dire che evidentemente noi del 5 Stelle, nonostante cerchiamo di allinearci a quelle che sono delle proposte di quasi tutta l'Europa, facciamo proposte strane, non riusciamo a spiegarcelo. Non concordiamo neppure sul fatto che non sia stata coinvolta la Commissione antimafia per condividere con l'Europa la nostra conoscenza dei pericoli e dei meccanismi delle infiltrazioni della criminalità organizzata di matrice italiana nei grandi appalti, anche internazionali. Apprezziamo invece che soprattutto in Lombardia si parli di qualità dell'aria.
visto che puntualmente superiamo i limiti imposti dalla direttiva 2008/50/CE, tanto da essere in procedura di pre-infrazione. E ci auguriamo che il fine sia quello di tutelare davvero la salute dei cittadini lombardi e non di ottenere deroghe che tutelino solo fondi della regione da destinare poi a strade e autostrade che ci portino a un inesorabile e prevedibilissimo peggioramento della qualità stessa dell'aria. Dichiaro quindi il nostro voto di astensione.